Dove sei? Sono qui. Ti ringrazio di essere venuto subito, padre. Hai portato la tua piccola borsa nera? Sì, sì, l'ho portata. Ma intanto chiamo il dottor Ferguson e ti prego di non discutere. Non funziona. Ho strappato i fili dopo aver chiamato te. Va bene. Allora dal dottor Ferguson ci vado direttamente. Se vai fino a laggiù mi ritroverai già morto. Togliti il mantello, padre, qui fa molto caldo. Se no poi uscendo ti prendi una polmonite. E c'è lì il tuo Borgogna con il bicchiere. E aria di Borgogna, George, proprio per niente. Invece, guarda, mi sarà d'aiuto. Ma perché non mi lasci chiamare il medico? Perché sei tu il mio medico. L'unico che può essermi d'aiuto. Ora sei tu. E in che modo? Mi devi confessare. Cioè giudicare se puoi assolvermi o no. Assolvere te? Di che cosa? Ah, ho capito. Ti senti male, ti senti più di là che di qua. E hai dei dubbi su quello che ci aspetta. A cosa credi, che certe domande non me le faccio anch'io? E il fatto che sono un prete non dovrei pormi mai quesiti di questo tipo? Ogni persona intelligente dubita, George. Ma ti assicuro che se questo bastasse per dannarci, il paradiso sarebbe un altro inferno. Non è così. È più grave, padre. Sono colpevole di averti nascosto la verità a te ed a tutti. A tutti. Ecco qua, padre. Nella nostra comunità c'è, lo so solo io, un uomo che vive e non è vivo. Che significa che vive e non è vivo? Vuol dire che sembra uguale a tutti gli altri, a tutti noi. Gli piace l'odore dell'erba umida e lo fa triste il sibilo del vento tra i rami degli alberi. Insomma, si sente senza dubbio umano. E per questo io, illudendo la mia coscienza di poterlo fare, ho nascosto a te, padre, e a tutti, che costui balzo fuori dal grembo di un cervello elettronico oltre un centinaio di anni fa. Ed è soltanto un insieme di fili, di relè, di valvole, di fusibili. Un robot, oh Giorgio, non vorrei perdere del tempo prezioso per chiacchierare di questa roba. Ostinarti a voler attribuire a questi congegni, sia pure perfettissimo, un'intelligenza che può essere esclusivamente umana. Ma non sai come la penso al riguardo. Ma il punto è un altro. Quali errori, quali peccati di questo robot ci hai nascosto? Nessuno di cui io mi renda conto. E allora sei assolto. E c'è una cosa molto più urgente e più seria, e te, che tu hai bisogno di un medico. Io ho bisogno soltanto di te, padre, subito. E il mio peccato non è di averti nascosto colpe di questo amico, è di avertene nascosto l'esistenza. Aiutami. Confessandoti? Sì. Dandomi la forza di farlo. E comincia occupandoti di quel buon vino che ti ho lasciato. Le mie idee sui robot non saranno certo cambiate dal tuo Borgogna. Ma dalla ragione forse sì. Pensa un po', padre, ai raggi X. Röntgen si era forse limitato a correlare fra loro un insieme di dati? O ne aveva fatto scaturire qualcosa di straordinario? Qualcosa che prima era creduto assurdo. Assurdo. E per gli scienziati di allora, vedere attraverso i tessuti del corpo dell'uomo. Fantasia, dicevano. Non sarà mai possibile creare una macchina di tale natura divina. E invece la macchina è stata creata. Ed esiste. Esiste. Ma non è la stessa cosa. Come questo robot di cui ti parlo, forse fu uno sbaglio, un errore di calcolo a renderlo simile agli umani.
gli accade a volte confondersi lui stesso. Sente una fitta al cuore e gli è difficile pensare che il cuore lui non ce l'ha. E così ora è lui stesso che si chiede, io mi perdono il termine blasfemo, perché l'hanno messo al mondo? Ed è quello che io chiedo a te. Perché, padre, abbiamo mandato razzi nello spazio? Perché abbiamo frantumato l'atomo? Per nessun'altra ragione che questa. Riuscire. Riuscire a lacerare lembi di ignoto. Lembi di ignoto. Di ignoto. Quando questo robot è venuto al mondo, si è sentito subito mutare in umano, padre. Così, quando la guerra ha messo tutto a suo quadro, ha deciso di approfittarsene ed è scappato via. Scappato via? E nessuno che lo riconoscesse, che lo denunciasse? Impossibile, era troppo simile ad un essere umano. Divulgare la notizia voleva dire seminare il panico, far vedere, sospettare un mostro in ogni uomo una creatura meccanica. Non lo hanno trovato perché non hanno voluto cercarlo, padre. E ormai pochi che sapevano si sono già portato il segreto nella tomba. E tu dove l'hai conosciuto? Dove sta ora? Non farmi altre domande, padre. Non ho più molto tempo. Devi solo decidere. Dopo aver vissuto oltre 100 anni come un essere umano, riuscendo sempre meno a riparare sul suo corpo le usure del tempo che logora, che avvia alla fine tutto che sia materia. Costui non vuole ridursi a morire come un cumulo di rottami. È assurdo. Assurdo, va bene. Ma se costui stesse per morire, come sto per morire io? Se ti rivelasse la sua origine improvvisamente, gliela daresti l'estrema unzione. Sta quieto ora, Donovan. Gliela daresti, lo assolveresti. Dove c'è fede, c'è perdono. Grazie, padre. E dimmi ora, la sala di rianimazione? Sì, dimenticavo. Stamattina ho ricevuto la lettera poco prima che tu chiamassi. Accordata? Sì. Ce l'abbiamo fatta. Bravo, padre. Pensa alle vite umane che potrei salvare pure all'ultimo momento. Solo una cosa ancora, padre. Quando si saprà che non ci sono più, cosa dirai alla gente e di me? Dirò che George, George Donovan, era una creatura che si è battuta insieme a me per una scuola decente e si stava battendo insieme a me per il nuovo ospedale. Dirò che George negava che la materia sia tutto e affermava invece che niente è solo materia. Dunque, era una creatura umana. Era veramente un uomo. Thank you.